L'autista sbaglia strada, probabilmente a causa dell'oscurità, e un pesantissimo auto articolato resta incastrato in una stradina nell'area industriale di Buccino. Fortunatamente nessun danno per le persone, ma il mezzo, come mostrano le spettacolari immagini, è impossibilitato a muoversi in qualsiasi direzione, compresa la retromarcia. Una situazione di difficile soluzione che è rimasta in stallo da ieri sera fino all'intervento risolutivo di un autogru dell'azienda Menafra di Sala Consilina. Antonio Menafra ci racconta la difficoltà dell'intervento effettuato. Ma niente, un autista di questa azienda doveva andare a scaricare presso un'azienda di materiale plastico, ha sbagliato strada e non è potuto più tornare indietro. Siamo arrivati noi sul posto, l'abbiamo agganciato con l'autogru, l'abbiamo tirato fuori, l'abbiamo messo direttamente nel piazzale dell'azienda dove doveva scaricare. Quindi era rimasto incastrato in una stradina praticamente? Sì, una stradina praticamente, lui ha sbagliato strada, è andato in una strada serrata praticamente. Ha sbagliato la traversa e non poteva più andare indietro perché chiaramente era buio. Stamattina era un po' impossibilitato andare in marcia indietro, ha chiamato il soccorso e siamo arrivati nel soccorso. E allora Antonio, quanto peserà un auto articolato di quel tipo? Ma più o meno penso intorno ai 250 quintali più o meno. E che tipo di attrezzature avete impiegato per poterlo liberare? Abbiamo utilizzato un autogru da 120 tonnellate con un bilancino e delle fasce apposta per fare il sollevamento in sicurezza e senza creare danni al camion, perché chiaramente era un camion marciante e non ho subito danni né meccanici né esterni alla carrozzeria.